Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, un saluto a tutti quanti. Andiamo come sempre a scorrere il calendario economico. Oggi diversi dati, anche in Nuova Zelanda questa sera, dato molto importante. Partiamo e scorriamo subito, quindi, come ogni giorno, il calendario economico. Scendiamo ed eccoci qui, mercoledì 20 di dicembre. Dati importanti li troviamo nel pomeriggio con un primo discorso del governatore della Bank of England, Carney. Poi ci spostiamo in America alle ore 16 con vendite di abitazioni esistenti e, come sempre, scorte di petrolio grezzo. Scorte che seguiremo in diretta alle 16:30 al Trading Live. Adesso andiamo a vedere anche il grafico del petrolio. Ed infine ecco qui il dato di cui vi stavo parlando, il PIL in Nuova Zelanda, questa sera alle 22:45. Passiamo però subito ora ai grafici. Vi invito poi a leggere questo articolo di Luca. Coinbase ha aggiunto il Bitcoin Cash alla sua offerta. Quindi sappiate bene che dovete sapere bene che tutte le persone che detenevano Bitcoin prima di inizio agosto 2017 con Coinbase, ora si ritrovano gli stessi Bitcoin Cash all'interno del proprio wallet. Un buon risveglio quest'oggi, direi. Benissimo, ora però andiamo avanti e andiamo a vedere anche come si sono comportate le criptovalute, scusatemi. Bitcoin quindi è sceso dell'11%, Bitcoin Cash è salito del 46,35%, comunque siamo al 46-49% nelle ultime ore. Questo semplicemente perché, una volta aggiunto Bitcoin Cash a Coinbase, molti investitori hanno deciso di diversificare il portafoglio, come scriveva Luca all'interno dell'articolo, e di conseguenza hanno venduto Bitcoin per comprare Bitcoin Cash. Benissimo, ora andiamo però ai mercati tradizionali, andiamo a vedere qualche grafico. Abbiamo detto che cosa? Che oggi ci sono le scorte di petrolio grezzo, che quindi seguiremo in diretta. Noi comunque continuiamo a mantenere le posizioni dalla zona di 56. Vediamo se ci saranno ulteriori, magari spike al ribasso per posizionarsi nuovamente al rialzo, perché questa figura tecnica sta funzionando bene da diverso tempo, la stiamo cavalcando molto bene. Vediamo se il target in zona 62 arriverà oppure no. Oppure no, è molto molto distante, ma comunque a livello tecnico sembra essere alquanto interessante. Poi che cosa abbiamo detto? Anche che ci sono i dati in Nuova Zelanda, il PIL in Nuova Zelanda. Sto parlando e quindi ci spostiamo a parlare di Audi NZD, strumento che stava andando bene, ma nella giornata di ieri e anche nella giornata di oggi sta salendo bene. Comunque il nostro stop è molto molto stretto, quindi stiamo rischiando davvero poco, rischio che possiamo prenderci. Attenzione, se oggi il prezzo chiude al di sopra di 1,1, chiuderò le mie posizioni. Ovviamente fare molta attenzione al dato di questa sera alle 22:45. Questa sera io terrò d'occhio proprio il dato sul dollaro neozelandese. E quindi continuiamo a parlare, ma di Euro NZD. Avevamo aperto uno short su questo strumento, poi abbiamo spostato lo stop in pareggio. Lo stop in pareggio è stato colpito, ma stiamo tranquilli perché comunque non abbiamo perso niente. Andiamo avanti e parliamo degli indici che stanno scendendo quest'oggi. Come detto, ieri Italy 40, attenzione alla zona, a questa fascia di prezzi, infatti sta funzionando molto bene e i prezzi stanno scendendo. Molta attenzione a livello di 22.000. E chiudiamo la rubrica con che cosa? Chiudiamo la rubrica con il DAX. Ha chiuso al di sopra, un attimo che allargo un attimo lo stop. Ha chiuso il 18 al di sopra del livello di 13.200 ieri, una breve discesa. Un punto interessante, come indicato, era il punto di 13.240. Quest'oggi però apertura molto negativa, i prezzi scendono molto. Che cosa farò io? Attenderò la chiusura giornaliera. Se chiude di sotto di 13.200, allora chiuderò le mie posizioni, ma
penso che i prezzi chiuderanno lì sopra di 13,2. Comunque attendiamo e mi raccomando, rischiamo poco. Bene, io ho concluso, vi ringrazio, vi aspetto quindi quest'oggi al Trading Live, dove vedremo tutte le operazioni in maniera molto dettagliata alle ore 16. Con questo auguro una buona giornata a tutti, un buon trading e ci vediamo domani con la consueta rubrica Caffè Mercati.